La telecamera è lontana, le riprese notturne sono sfocate, ma si riesce lo stesso a cogliere la violenza e la tensione di quei pochi minuti di terrore. Sono le immagini diffuse dalla polizia di Varsavia del pestaggio subito nei giorni scorsi da un gruppo di giovani di Scandicci in vacanza in Polonia. L'aggressione si consuma in un parco cittadino di Piazza Malachowski. Si vede che i ragazzi stanno camminando lungo un percorso pedonale in mezzo a delle aiuole. All'improvviso spuntano delle figure vestite interamente di nero che li circondano. C'è una prima scaramuccia, poi sembra tutto finito, ma gli animi tornano a scaldarsi. Un ragazzo vestito di bianco resta solo, viene sopraffatto, cade a terra e viene raggiunto da calci e pugni. Gli aggressori se ne vanno rapidamente. La polizia polacca ha postato il video sui social lanciando un appello a coloro che avessero assistito alla scena affinché aiutino nelle indagini, ma le risposte arrivate finora lasciano sgomenti. La maggior parte di coloro che hanno commentato ha scritto solo prese in giro nei confronti dei ragazzi toscani malmenati. L'unica pista suggerita dal popolo dei social è che gli aggressori siano hooligans dell'Egia, la squadra di calcio di Varsavia.